ragazze, allora, video, primo video haul di roba autunnale. Allora, ho comprato qualcosina per l'autunno, mi servivano dei pantaloni e poi un mini ordine da Forever 21. Allora, da Stradivarius sono andata per i pantaloni proprio perché da Stradivarius mi trovo davvero bene con i jeans e con i pantaloni, quindi sono andata a dare un'occhiata. Allora, questo giro l'ho fatto forse un mesetto fa, quindi è passato un po' di tempo. I pantaloni li ho anche indossati, tranne uno. Allora, come primo pantalone lo volevo da tempo, già da quest'estate, il modello Boyfriend. Sarebbe il jeans modello maschile col cavallo largo, insomma. E ho preso questo qui con gli strappi da fare la piega sotto. Allora, mi sta piacendo tantissimo, lo sto usando davvero tanto e devo dire che è davvero comodo, molto molto comodo. Ho preso una taglia 38, appunto perché comunque già veste larghettino, quindi se avrei preso la 40 mi sarebbe andato largo. Ho preso la 38, mi va benissimo, mi sto trovando benissimo e davvero comodo. L'ho usato sia con delle scarpe basse e sia con i tacchi, sta molto bene con i tacchi. Questo ho pagato 35,99. Questi modelli costano un po' di più, però sono fatti davvero bene, sono dei jeans fatti benissimo. Poi ho preso quest'altro jeans nero, però è il jeans a vita alta, come potete vedere, vita altissima, arriva proprio più sopra l'ombelico addirittura. Diciamo che ero indecisa perché abituata comunque ai jeans a vita bassa o a vita comunque normale, questo sembra un po' fastidioso inizialmente, però devo dire che dopo lo sento davvero comodo addosso. Io ho chiesto anche alla ragazza di Stradivarius che lo indossava se si trovasse comoda e infatti mi ha confermato che comunque sono comodi. Questo appunto è nero semplice. Fa soltanto lo strappettino qua vicino il ginocchio ed è un po' sfumato, è il lavaggio un po' sfumato bianco, più chiaro, diciamo. Così scende stretto, molto molto comodo, mi piace davvero davvero tanto. E l'ho anche indossato. Questo pagato 19,99. Questi prezzi davvero davvero ottimi. Poi terzo che ho preso è un leggings pantalone, questo ancora non l'ho indossato. Mi è piaciuto molto perché è bello bello doppio, bello pesante, sarà molto caldo ed è questo qui. È un color fango, credo. Sì, aderente. E ha aderente, sì, anche questo ha la vita abbastanza alta. Ha queste finte tasche con questi bordini in pelle e dietro è così. Molto molto carino. Questo anche 19,99 e c'erano altri colori. C'era il beige, c'era il nero, c'era anche il blu, se non sbaglio. Però mi piaceva molto questo color fango. Ed è veramente bello bello doppio, bello bello pesante. Quindi anche questo mi è piaciuto tantissimo e ho preso questi tre da Stradivarius proprio perché mi servivano dei pantaloni nuovi perché alcuni vecchi li ho dati via e quindi mi servivano. Poi ordine da Forever 21 la settimana scorsa perché c'era un giorno di spese gratis. Quindi ho detto devo comprare assolutamente qualcosa, non perché non avessi nulla, ma perché da Forever 21 mi piacevano delle camicie a quadri. Quelle in tipo flanella, quelle un po' pesantine, che si stanno riusando ultimamente. Io in giro, sinceramente, ne ho vista qualcuna, però non mi piacevano tantissimo, mentre da Forever 21 le avevo addocchiate, però aspettavo appunto l'occasione giusta per fare l'ordine. E appunto ho preso la camicia, mi sono arrivate proprio ieri. Ho preso la camicia a quadri in flanella ed è rossa, sembra nera, ma invece è rossa con i quadrettini con il blu, rossa e blu in pratica, bottoncini a clips, taschini, bella, non tanto sfiancata perché queste comunque non si usano sfiancate. E la vedo benissimo con il jeans a vita alta nero da mettere all'interno.
devo provarla e vi farò sapere se mi piace. Non l'ho ancora provata, infatti. Poi ovviamente l'ordine di Forever 21 per avere le spese gratis era di minimo 21 euro, io ho speso una trentina di euro. Insieme alla camicia ho voluto prendere questa gonna in pelle rossa. Allora, io non amo particolarmente il rosso nell'abbigliamento, però alla fine ho comprato la camicia a quadri rossa e la gonna rossa, però alcune cose diciamo che mi piacciono. Allora, gonna in pelle rossa, ecco pelle ovviamente, così, bella longhette dritta, bella aderente a tubino con la cerniera dietro, dovrebbe andare poco sopra il ginocchio, dovrebbe andare, perché anche questa si usa un pochettino più a vita alta, quindi dovrebbe andare così. È bella morbida comunque, bella morbida, e niente, anche questa non l'ho provata, quindi vi saprò dire, vi farò vedere. Comunque metto sempre foto su Instagram dei miei outfit, quindi magari posterò una foto di quando la indosserò. Poi ho dato un'occhiata alla sezione saldi, c'erano ancora delle cose in saldo a prezzi proprio stracciati. Ovviamente erano pochissime le cose rimaste, alcune cose erano sold out, però ho dato un'occhiata alle collane, agli orecchini, giusto per aggiungere qualcosina, ecco, di poco conto. E ho preso due collane pagate, devo dire, proprio nulla. Allora, questa l'ho pagata addirittura 49 centesimi, perché c'era un ulteriore sconto. Da 10,90 euro, 49 centesimi, c'è nulla proprio. E questa collana, con le catene in oro e queste perle, color corallo. Diciamo che più estiva come collana, perché comunque erano in saldo le cose ancora estive. Però non è detto che io non la possa utilizzare sopra un outfit semplice, sopra un semplice top nero. Secondo me ci sta anche l'inverno. Quindi l'ho voluta prendere, poi per 49 centesimi, cioè era impossibile lasciarla lì. Un'altra collana poi mi è venuta a costare un euro e qualcosina, anche questa pochissimo. Questa da usare, secondo me ci sta bene l'estate, l'inverno, in qualsiasi momento dell'anno. Sempre catene in oro, aspettate che sembra quasi tipo etnica, non lo so, mi dà questa sensazione qui. Allora, è questa collana con tutti questi corallini, queste perle, queste pietre, così. Molto molto bella secondo me, lunga, perché questa comunque viene un po' lunghetta, su una bella camicia, su una bella maglietta, su qualsiasi cosa. Secondo me è molto d'effetto questa collana qui, pagata così poco. Poi c'erano tantissime cose belle, io sinceramente prima di questa cosa delle spese gratis non ero andata a guardare ancora le cose in saldo, perché c'erano delle collane stupende, tutti a 99 centesimi. Ovviamente andate sold out, perché chi non se le compra a 99 centesimi? Però erano tutte terminate, quindi era rimasto giusto qualcosina. Questa sono riuscita a prendermi e l'altra, però sono contenta comunque, perché sono delle belle collane. Poi io avevo già fatto un ordine di accessori quest'estate su Forever 21 e comunque mi sono trovata benissimo con i loro accessori, sono davvero fatti bene, danno comunque un bel tocco anche agli outfit più semplici, e comunque per quello che costano vale veramente la pena, perché spendere tanti soldi comunque a degli accessori di moda secondo me non vale la pena. Quindi Forever 21 lo amo, il secondo ordine lo amo davvero. Poi ci mette davvero pochissimo ad arrivare, perché ci ha messo forse, ho fatto l'ordine, non ricordo, venerdì forse o giovedì, forse giovedì 30, e mi è arrivato ieri, quindi calcolate il sabato e la domenica, mi è arrivato veramente in poco tempo. Niente, questi sono i miei piccoli acquisti autunnali. Sicuramente comprerò qualcos'altro, però poi chi vivrà vedrà, vi farò vedere. Ci vediamo al prossimo video, ciao!